Elia Fungaro e Jane Alexander continuano a far discutere anche fuori la casa del Grande Fratello VIP 2018. Dopo la partecipazione a Domenica Live di Barbara D'Urso, la coppia è stata fortemente criticata sui social per via delle dichiarazioni dell'ex velino. Parole che diverse volte hanno mostrato da parte dell'ex concorrente del GF un comportamento poco chiaro nei confronti dell'attrice. A farlo notare anche la ex fidanzata Elisa Scheffler che, ai microfoni di Domenica Live, ha raccontato di aver incontrato Elia diversi anni fa e di aver cominciato da pochi mesi una relazione. Ebbene sì, il modello all'interno della casa è entrato fidanzato come racconta la sua ex ragazza che ha precisato quanto Elia non sia sincero e chiaro nei rapporti interpersonali. Naturalmente Elia ha fatto finta di niente reagendo alle critiche nate sui social con questo messaggio: buongiorno col sorriso e buon inizio settimana a tutti voi. Grazie a tutti per ieri, siete stati fantastici. A testa alta. Non solo in una delle storie di Instagram ha sottolineato come lui e Jane stiano andando avanti nonostante i colpi bassi ricevuti. Anche l'attrice sui social ha confermato il suo interesse per il modello, anzi ha postato una foto in cui ha scritto finalmente insieme. Manco a dirlo, poco dopo sono arrivati i commenti degli haters della coppia: Elia sembra tua madre, ma per favore puoi avere delle bellissime ragazze, è inutile che recitate un copione e offendete la nostra intelligenza. Elia Fungaro e Jane Alexander. Gli sviluppi del rapporto tra Elia Fungaro e Jane Alexander dopo la loro uscita dal Grande Fratello VIP continuano a incuriosire i fan del programma. Il sentimento nato all'interno della casa sarebbe ancora vivo a detta di Martina Amdi, che aveva parlato dell'amica durante la sua partecipazione a Ultime dalla casa di Emanuela Gentilin. La stessa Jane a Mattino 5 aveva difeso a spada tratta l'amico, lasciando intendere che la loro frequentazione era ancora in atto dopo l'addio dal reality show. Ben diversa, invece, è l'opinione di Francesco Mogol sulla coppia, sempre che così possa essere definita. All'interno del programma condotto da Emanuela Gentilin, l'opinionista ha confermato che Jane ha lasciato l'appartamento che condivideva con l'ex fidanzato Gianmarco e che sarebbe ora alla ricerca di nuova stabilità. Eppure, i sentimenti che lei sembra provare davvero per l'ex velino potrebbero non essere completamente ricambiati. Le parole di Francesco Mogol. Francesco Mogol è ben informato sulla nuova vita di Jane Alexander ed Elia Fungaro dopo l'addio al Grande Fratello VIP. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha così precisato: sta cercando casa, non ha la casa perché non vive più con il suo ex fidanzato Gianmarco. In questo momento mi pare di aver capito che sta dormendo con il padre di suo figlio. Quindi che ne sappiamo, magari rinasce addirittura un nucleo familiare nuovo. Per quanto riguarda invece la frequentazione con Elia Fungaro, Mogol ha richiamato alla mente il sospetto che l'ex velino abbia sempre portato avanti una strategia. Ha tuttavia precisato che, a suo dire, l'attrice non ha mai preso coscienza del comportamento di Fungaro. Ecco perché lo stesso opinionista l'ha messa in guardia, anche se per ora lei non sembra avere ascoltato i suoi consigli. Così ha spiegato a Ultime dalla casa, le parole dette a Jane a Mattino 5, incredibilmente continuava a difendere Elia dicendo no. Non è vero che Elia ha fatto strategie, ti sbagli.
si girava, mi guardava, continuava a ribattere e io le ho detto: guarda che secondo me hai un po' una nebbia perché sei molto innamorata di Elia e non riesci a vedere la realtà dei fatti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.